pochi giorni dalla partenza, le impressioni sul gruppo e su questo prossimo mondiale? Stiamo continuando ad allenarci, questi giorni sono ovviamente prima della partenza, giorni impegnativi, giorni di lavoro intenso e stiamo lavorando sul piano fisico ovviamente e sul piano organizzativo di gioco e niente, ovviamente è un'avventura che sta cominciando, è cominciata già ai primi di luglio con la preparazione, adesso entra ancora di più nel vivo, diciamo. Si riparte dalla vittoria contro la Francia, un episodio oppure un segnale di crescita importante di questo gruppo? Un episodio no, non deve essere un episodio, è un nostro punto di riferimento comunque, è una partita vinta, è ciò che cerchiamo ogni volta. E niente, se è arrivata quella vittoria è perché si sta facendo un lavoro, perché ci sono delle qualità e questo. Ovviamente non bisogna soffermarsi troppo sulla vittoria come sulle sconfitte, ma continuare poi a lavorare e pensare a partita dopo partita. Tra i tre quarti siete per lo più quasi tutti centri naturali, come vivi la concorrenza degli altri? Beh, la concorrenza è uno stimolo comunque, perché in allenamento cercare di fare il meglio possibile nel proprio ruolo, come dici tu, naturale, o comunque sia anche di condivisione, di difficoltà, di problemi che si possono incontrare, e quindi niente, è importante, è giusto che ci sia competizione. Per te il primo mondiale è più l'emozione o la voglia di dimostrare quanto bene puoi fare? Ma adesso sinceramente penso ad allenarmi e a quanto posso fare e a fare il massimo. Poi l'emozione arriverà, ma credo che poi svanirà subito nel momento di giocare. Per chi ci ascolta, puoi fare una piccola presentazione delle vostre prossime avversarie nella prima fase di questo mondiale? Beh, allora l'Australia, non credo ci siano molte parole da dire, ha appena vinto il Tri Nation, una squadra assolutamente competitiva, piena di giocatori importanti, quindi niente, non altre parole. Stati Uniti e Russia sono due realtà comunque emergenti che saranno due partite dure, due partite importanti per il nostro cammino e niente, da affrontare come una qualsiasi altra squadra, ovviamente di alto livello. E poi l'Irlanda la conosciamo, partecipa a Sei Nazioni insieme a noi, quindi è una realtà importante per il rugby europeo e comunque per il rugby mondiale, piena di giocatori importanti, con molti caps, con molte presenze, quindi un avversario difficile, ma un avversario che comunque è nel nostro target, nel nostro livello, diciamo, quindi però da affrontare una partita alla volta, come ho detto prima. A proposito di Irlanda, un po' in difficoltà ad agosto, 4 sconfitte, però hanno una batteria di tre quarti, quindi di fronte a te troverai dei giocatori molto importanti anche se un po' in difficoltà. Ti possono incutere del timore? Che l'Irlanda abbia perso 4 partite poi è un problema loro, nel senso che comunque i giocatori irlandesi sono giocatori, come ho detto prima, importanti, di alto livello, partecipano alla ex Celtic League, diciamo, e perciò giocatori che giocano da sempre e costantemente ad alto livello. Hanno buoni tre quarti, questo senza dubbio, ma penso che noi dobbiamo pensare alle nostre cose, ai nostri punti importanti, ai nostri punti di riferimento, alla difesa e poi al nostro gioco in attacco. Il tuo obiettivo per questo mondiale? È un obiettivo di squadra ovviamente lo sappiamo, è importante. O poi personalmente dare il massimo possibile e niente, giocare al meglio delle mie possibilità.